Sì, sono Elena Castaldi, faccio parte dell'associazione Semi del Tarassaco, Pisacani. Questa associazione sta lavorando per realizzare un progetto, se diciamo, possiamo dire un progetto sociale, di trasformazione sociale, una scuola libertaria nel Padovano. Io sono prima di tutto mamma. Ho una formazione varia, nel senso che non sono proprio educatrice pubblica, nel senso che ho un turismo culturale, una in archeologia, e poi per la passione per l'educazione e per la sociale ho fatto anche fatto il corso Montessorino. La partecipazione ad un corso che mi ha tenuto una pausa, non so se alcuni di voi la conoscono, che è, diciamo, didattico, ha fatto di didattica Montessori, che nel quale ho partecipato a Brescia, che è stato, diciamo, la formazione di Montessori. Di discriminazione di genere e come ha fatto Montessori, però, gli stereotipi e appunto la discriminazione. Subito Montessori, parto da che mi aiutano in quanto ma soprattutto le case e le opportunità di produzione di discriminazione di genere. Allora, mi siedo che sono più pratica con il computer. Allora, beh, intanto ho intitolato questo incontro a me stesso. Il modo, diciamo, che Mario Montessori può fare da solo. A me stesso, quello che possiamo acquistare. Comunque un uso molto piccolo di tutto della vita che lo sentiva sito in lui. Allora, così vi faccio un quadro dell'intervento generale. Allora, ci sarà si intende discriminazione di genere. Come si riferisce la discriminazione scritto dai libri di sociologia francese e che è autrice di La bambina, non so se avete mai letto, sentito, e non piace questo termine, e poi come può aiutare il bambino per discriminazione di genere. Allora, si parla di genere, ci sono delle parole chiave che sono delle parole scomode impattare gli anni sessualità perché alla fine si ha fuori dominio di gerarchia l'educazione che si vuole si riproduce lo stereotipo di discriminazione può essere un aiuto ma può essere tra parte della medaglia anche una a queste parole sessualità quindi il corpo sessualità come si nasconde le cose che non si nasconde ma
stereotipi, quindi una produzione culturale, sono che si dà un'identificazione di generalizzazione. Sono comodo chi in questa situazione. I dati nel potere nella nostra società. E poi si pone che va a fare i passi per il condizionamento, cioè attraverso le condizioni che si consigliano che nella parte della costruzione e creazione. Però è anche c'è anche il talento, dove possiamo fare questa cosa, un'analisi un po' pessimistica, cioè attraverso la competenza possiamo capire la nostra società, la nostra vita, però si può fare. E queste parole le dicono a questa cosa, a senso di libertà. Alla fine senza libertà si chiama che si sta creando e che si sta sviluppando perché il potere in suo stesso. Quindi è anche ora di fare qualcosa, siamo stati di comprare la discriminazione di genere, cioè per ordine di data, vi leggo, però più o meno il riassunto di tutti i titoli. Lavorano tutti i posti e si civile, altro settore. Quindi
distinzione. Ma perché si arriva alla discriminazione di genere? Di stereotipi, quindi la passata, giusto, plastico e l'altro. Scusate, ma quasi in messa. E con la professa è quella dei figli degli altri di nessuno. Quindi la donna è il progetto dell'uomo, fondamentalmente. E su di lei l'uomo si sente, si prende il padrone e la guida. Cioè potere arrivare, cioè se lei si sentisse sottomessa forse di sessuale e questa cosa di questi livelli che sono posizionati tutto tra di loro posso fare per portare alla violenza soprattutto a un certo punto si ribella su. Società dall'uomo, però quella che fa è quella che viene dalla donna quando è già da quando è inizio e che la fa percepire come una cosa naturale. Come diceva Maria Montessori, è quella che viene nel 1800, una della pedagogia. Tale che lei aveva seguito, era una grande presenza e a quell'epoca la e quindi aveva combattuto per le donne, si è fatto voce per le donne e lei per prima aveva detto che non sono tanto l'uomo le leggi contro le donne quanto stessa, cioè la scrivenza interna. Infatti, c'è una legge favorevole della donna, non per cui non si è stato escluso, ma insieme a tutti i progetti, già da inizio, hanno dimostrato che la possibilità hanno dato una presenza di un maschilista, ci vuole una presenza di competenza superiore e una nuova educazione. Bisogna superare la città, bisogna farci caro. Si può anche sbagliare in questo concetto, cioè si capisce del mondo, però sotto si gioco. Che la discriminazione è stato un problema delle donne è in dubbio e da una cosa storica e geografica, cioè tutti i tempi del patriarcato abbiamo fatto sostanzialmente i poi a cominciare la situazione del maschio, però tanto la donna colpita è femminile. Loro non è stato culturale del femminismo, per esempio, perché omosessuali, il tipo di letto delle persone sui hanno fatto la discriminazione. Qual è il grado più
fare il mito della nostra letteralità. Senso, ma ritrova ogni individuo la sua personalità, il suo essere se stesso, tra l'altro mi ad essere me stesso, chiede il bambino. Per svilupparsi nel modo in cui gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso a cui appartiene. Solo un individuo libero potrà finalmente esprimersi ed esprimere magari la sua propria femminilità, la sua femminilità, chi lo sa, però lo sappiamo solo se abbiamo lasciato la libertà. Al bambino. Allora, da questo punto le visioni di questi tre attori, per Bourdieu è un sociologo morto nel 2001, un grandissimo scambio di discussione di qualsiasi cosa che entra nell'ordine delle cose, cioè se c'è apparentemente una questo direttrice della Montessori di Roma e scrittrice da bambina, come dice anche il suo libro. Allora, questo, siccome ho detto prima, conosciuto il fatto che l'opera di Bourdieu è una persona che cerca il dominio e denuncia il dominio, cioè lo scopo di questo sociologo è appunto la consapevole della gente, nel senso, guardate, andiamo a analizzare. E quando si apre un mondo, è un mondo molto difficile. Se si va a leggere, ci si metta la mente, molto difficile. Però è difficile. Quindi, brevemente, vi dico quello che ho capito dei tre fasi, che non si trovano solo sulla ricerca di tutti i suoi e i sono tantissime. Appunto per capire poi questo libro di Bourdieu. Il concetto di cambiamento è sempre un interesse, cioè condizioni di far funzionare il contagio, ma devono sempre fare conti con la resistenza, le contestazioni, le indicazioni, le pretese politiche per i minati. Cioè, i minati si ribadono. L'autus è la produzione culturale, di tutte le disposizioni adatte alle iniziative sociali. Società, istituzioni, che rispondono a quelle che è un determinatore, ovviamente. Fate un campo, dove il campo è il campo del corpo, e è un di del campo di gioco, del gioco. Questo tutto strutturante,
subito in questi secoli e che io mi ci sono tutti i libri sulla storia delle donne, la Rihanna è scritta di Milano. Ecco appunto il povero un corso di come il maschile si sia posto sulla donna. Poi da anche dalla settore sociale di Mari. Nel mondo, nella vita della nostra società. Culturale, perché alla fine il genere è una costruzione culturale. Il sesso è culturale, il genere no. Poi dopo parla di cantare, Allora,
patologia. Lo fa delle analisi e parla anche con la società. E osserva cosa che la società di casa c'è una cosmologia. E che è una discriminazione? Cosa vuol dire? Che a parte tutti concreti, la due cose concrete aggettive, della sessualità, bambina, si creano per tutte le tipologie. Sinistra, alto, sopra, esterno, destra, male, fino, a destra, maschile. Dall'altra parte abbiamo la partenza che è la persona femminile, la maschina, e poi tutta una serie di parole che la compagna, basso, sotto, sinistra, razionale, femminile. Sì, le regole vengono definite dal dominatore e si va a scoprire le stesse possibilità che vengono sottolineate rispetto alle aspettative di questo gioco, di questo campo. Sui bambini. Stato con la tipa e la gestione. Lo stato quando c'è la palese la gerarchia. Però anche nel senso che si trova di pensare destra e sinistra, cioè destra, all'esterno, al fuori. Che comune, cioè l'uomo che si occupa di lavoro, di economia, di impresa, è la sinistra che si occupa della famiglia, della parità, che tutti stiamo. Questo è il tema che la scuola che
una volta da sposo di no, si favorivano magari le teme verso le discipline artistiche, umanistiche, più portate per la matematica, per esempio. Oppure le, si guarda psichico, cosa c'è qui dentro, le forme di comunicazione verbale, non verbale, le parole, il linguaggio, la vivenza simbolica, ma comunque Cina. Il fuoco, sì, sempre la lingua italiana, parlare quando un po', cioè, un maschio, bisogna chiamare. Visibile, è teorizzato, che dominati. La donna è teorizzata, che faccio due anni va in ci sono e quanti badanti maschi, oltre il ruolo dell'educatore. Iniziamo il libro alla parte delle bambine, eccolo qui. Cosa dice? Dai 2 ai 3 anni, fissato. La bambina ha già una battaglia con se stessa, è si ribella da subito, la bambina con la battaglia di se stessa. E tutto perché abbiamo funzionato, c'è troppo delle risposte, non sono in sostanza con la sua natura. Ma intorno non trova altro che amici, cioè tutta la società attiva dai genitori è contro, cioè di
Se l'hanno in casa, come maestra nell'asilo. Quindi la donna si prende con il bambino. L'uomo è stato con i bambini che trovano in casa. Seduzione, vengono lì, si strofinano, ti chiedono di mangiare le cose, non so di i maschietti. E perché autostima? Anche loro non sono tempo a muoversi, a guardare nel fango, arrampicarsi sugli alberi, però sono state più trattenute. Costruisce il bambino, oltretutto. E poi? Cioè, tra virgolette, da guardare gli altri bambini. Dai, ma poi in base, no? Cioè, anche quello, si possono essere servitori di qualcun altro. Il giudizio dell'adulto, bravo, buono, cattivo, e anche qui va la personalità di un bambino, cioè il giudizio del bambino, quasi compito, e siamo molto sensibili a questo, e si dice che cattivo, no? C'è un po' di deve cambiare, però al tempo stesso mi ricordo non sono in grado di gestire il conflitto interno mostruoso, però alla fine che c'è un punto eccezionale per le troppe cose per il bravo. Indirizzo al bambino di rispondere alle nostre aspettative. È stato bello per me, però cioè, tu, chi sei? Come
come ti valuti te stesso. Tutto il mondo dell'infanzia stereotipato che ci sono nei cartoni animati, TV, giocato alla tua infanzia, che certamente non si va bene, si dà sempre colpa alla televisione, giocato. Nei libri passano tantissimi messaggi anche di discriminazione. Una società che rispetti i ruoli che fa da supremo controllore. Attenzione a questa, perché i bambini hanno assorbito il messaggio e sono tra di loro che si confrontano. Loro hanno un grandissimo senso dell'ordine all'inizio e poi capiscono come purtroppo anche la situazione. Vestire in una certa maniera, i maschi comportano vestire in un'altra maniera, solo i primi controllori. Allarme rosso. Quando una bambina, per voler diretto o indiretto dell'adulto, viene in contatto con il servizio di maschi e delle tratte in genere, alla fine è dell'adulto, cioè l'adulto è il primo dominatore. L'esistente è energia vitale, creatività, gioco, attività libera fino a se stessa. Quindi, personalità altamente assoluta, tutti i bambini per le bambine di più. Cosa succede? Che un'educazione che condiziona in questo modo la bambina diventa una che accetta il ruolo stereotipato e soppressa. La donna c'è se la donna c'è un lavoro che le piace e soddisfa a realizzarsi. Comunque, il mondo di Godspunk la richiama. E qui, famiglie cambiando la fortuna. Tutti i servizi. Sufficiente come individui produttivi. Allora, producono gli stereotipi per comunicazione verbale, non verbale, la funzione principale, e tramite l'educazione che sta facendo la donna. Libera femminile,
ferita. Vanitosa, ci vede, attenzione, preziosa, si prende scelta, si buona, si vuole comprensiva, nel mondo, le pratiche per l'infanzia, libri. Felice, soddisfatto, soddisfatta, curioso, curiosa, contento, contenta. Forse sono anche questi, cioè la principessa, la silenziosa, che è sfruttato dal latte, forse per il principe azzurro, e il bambino arriva la sala. Ma non so se la principessa, la principessa del centro, un posto, troviamo che non mi ricordo il calcio, cioè il calcio così un basso temperatura, cioè anche queste immagini che dividono i due sessi, e siamo tutti di sfruttare la divisione di quindi per esempio che verso l'esterno le caratteristiche di si può esterno, ecco, esterno giochiamo con il campo interno la culla bambini. Un mondo, un mondo rosa. Altri giocattoli per i maschi, pistole, oppure attività. Per esempio qui c'è la gru, trattori, che rimangono sempre un lavoro esterno, al fuori. E il mondo di bellezza della seduzione per la bambina. Rosa. Sono rappresentati tutti e due, quindi il gioco nastro della lavagna ci sono tutti e due, per esempio. Però, il mondo
tutti giochi educativi di conoscenza, Sapientino, gli altri giochi, che si vede quando non sono tutti e due, si vede il maschietto. Meglio, non ne parliamo, il mondo della pubblicità e della televisione, della musica. Che maschiato, cioè una femmina scelte per il proprio ruolo, non è lei, è un maschietto. La libertà è del maschio stesso, mentre si una donna femminile, un maschio troppo sensibile e femminato. È 1877, eccolo qua, tutto che fa ben pensare. Dunque, tutto il compiuto, tutte le stereotipi maschili, è ottenuto. Il maschio si è attivo, tutto si è attivo. In una forma che non solo gli consente, ma anche stati e il più possibile, se solo la competizione, del successo, della sopraffazione, la femmina è stata obbligata a prendere la direzione opposta, cioè quella della realizzazione di sé. A causa del posizionamento restrittivo, la maggior parte delle sue energie vitali vengono frenate e bloccate e poi deviate verso un insano masochismo femminile. Queste sono alcune righe delle bambine. Nella vita di individualità non ci sfuggono, altri le coltivate per noi sono insaputa nel periodo della creazione di noi stessi. Semplicemente non so che siano. Di tutto, non so,
indirizzo, indirizzato ad essere bello, bello con gli altri, altruista, condividi i tuoi giochi in un momento in cui non so cosa e poi i comandi del culto e attenzione qui il bravo bambino, tra i due sessi, si produce insicurezza affettiva e tormento psichico che può esserci porta adolescenziale e adulta, depressione o grandiosità maniacale. Di uso pedagogia nera di adulti per bambino a loro volere, non solo metodi fisici picchiare il bambino, ma anche menzogne, dissimulazioni, manipolazioni, induzione di paura, attenzione al lupo nero, ricatto dell'amore, se fai così non ti amo più, non va bene. Stanza, diffidenza, umiliazione, sei stupido, sei stupido, non si fa così, disprezzo, delusione, cinismo, vergogna e punizione fisica, tutti i mezzi che l'adulto abusa. Lo scopo di crescere bene. La vita si rende conto di quello che sta facendo. Dalla sua infanzia che è stato trattato così, anche un sottomesso che avrebbe il potere di vendicarsi. E questo senso di potenza. Quando si usa questi mezzi? Al più presto possibile. Dice che la Bibbia mi pare che può essere difficile utilizzare il ramo storto. Bisogna subito inquadrare questi bambini, se no. Un condizionamento è necessario per impedire al bambino di creare se stesso, essere il suo elemento vitale. Il bambino è stretto a non accorgersi di tale violenza, perché è mascherata d'amore. Lui è un disperato, ha bisogno d'amore per sopravvivere. Ha bisogno di empatia, amore, tenerezza, calore, protezione, ma non le riceve. Il suo pianto perché piange? Cosa ci vuole comunicare? Un capriccio? Guardiamo più a fondo, magari non è così. L'esercizio di potere sul bambino, fai troppa confusione, ci vergogna di fronte agli altri, dei tuoi sentimenti, non si sa, fatto sta l'adulto, il bambino che piange, si sfoga o che subisce una punizione per il bambino da calci, ma perché fa così? C'è un conflitto tra adulto e bambino. E come si crea il circolo della violenza? Della violenza. La violenza si riproduce, cioè una volta che l'hai subita da bambino, sei tu il primo riproduttore di violenza. Allora c'è bisogno del bambino di ricevere amore incondizionato, che vi ho detto. Poi l'abuso, l'adulto, punta il bambino per colmare i suoi vuoti e per i suoi bisogni di potere. Il bambino
la sua integrità. Serve per rispondere alle aspettative dell'adulto e del bambino. Non crea se stesso, crea un'altra persona, crea un altro sé. Che per lui è un Dio, cioè tramite l'adulto che sopravvive. Il conflitto, il conflitto c'è la sua natura, che si fanno e si bella, però c'è sempre il più grande, il più forte che riesce a dominare il bambino e deviarlo. I sentimenti e le emozioni non vengono sfogate, non sono accolte con empatia. Nel corpo e nella psiche si sfogheranno più tardi. C'è un'emozione del ricordo che fa troppo male, brutto ricordarsi di averle prese da piccole. L'emozione del genitore che anche se l'ho presa ho fatto per il mio bene. Cioè la capacità di ascoltarsi, di ascoltare, rispettarsi, rispettare. Soprattutto sfogare i suoi sentimenti ed emozioni sul proprio corpo e sugli altri. Se diventano genitori, si sfogliano sui figli, nel nome della buona educazione, quindi il cerchio si chiude e continua, e si riproduce. A meno che ci sia un atto di consapevolezza. Quindi, abbiamo una società sono cercate. I genitori, il desiderio sessuale, il mito di Edipo, parla del bambino, poi il bambino, che è proprio si stufa e non si rassegna. E se negli ultimi anni non è vecchissimo, non fa parte della pedagogia negra dell'inizio del Novecento. Ma la direzione ha bisogno di guida, che devo sottomettere per i bambini, si sente ha bisogno di genitori per non essere abbandonato. La prova è utilizzarli e le sue responsabilità. Cioè, non siamo diventati tutti Hitler, per fortuna, perché forse abbiamo trovato anche dei testimoni consapevoli, cioè delle persone che ci hanno aiutato, che sono stati empatici con noi, i nostri alleati, e che hanno voluto bene. Poi il processo di consapevolezza, di conoscere certe cose, ci porta poi a essere consapevoli e comportarci anche, atteggiarsi in una certa maniera nei confronti degli altri. Intelligenti, sensibili, comprensivi e aperti, hanno la vita e sanno difendersi, sanno rispettare i più deboli perché stessi hanno vissuto il rispetto e la tutela. Altri non creano libri da sé, da anni e anni di terapia clinica e di ricerca. Quindi, penso che le abbia viste, le abbia scritto con, insomma, essendo che scrive quello che vedeva. Perché sì, è per il bene del bambino trattarlo così, ma per rispetto di potere di vendetta degli educatori. La vittima non è solo il bambino, ma il trattato per tutti se consideriamo le conseguenze di tali abusi. Se un bambino trattato così, come tratterà il suo prossimo? Ai femminicidi, per esempio. Montessori, finalmente, così concludo e vi lascio andare. Montessori ha
infantile, sono lontana ma di quel posto. Thank you.
cose un tempo che tra con il bambino e chiamano a sperimentare la realtà e per costruire se stesso la città della pandemia. L'ambiente fisico è una forma di bambino che può accedere a qualsiasi cosa vuole. Non si guarda loro, si dice che no, sto cantando una canzoncina, insomma, sto facendo, sta mettendo calma, concentrato, continua. A me sta facendo curato, ma non so come sentire, le sta facendo fare tutti, così si sente un po' telato, magari non c'è, oppure verso quanto vaso l'acqua, se l'acqua esce dal bicchiere, non deve entrare nel bicchiere, e quindi lui prova, ci sta tantissimo tempo, un bambino piccolo, a fare un semplice travaglio. Adesso è un ambiente caotico dove è sclerato, ci sono troppe cose. Le cose che gli servono in quel momento per svilupparsi. La sperimentazione, il movimento nello zazen è importantissimo, il movimento costruisce il bambino, cioè, è una cosa molto 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 importante. È sempre utilizzata alla psiche. Senza nessuna pratica. Ricordiamo che la comunicazione verbale non verbale, soprattutto e non deve essere mai lenta. È importante accogliere le sensazioni del bambino, che è quello che facciamo fatica a accettare, intuire il suo senso. Sì, un'autoanalisi.
facciamoci magari anche aiutare, confrontiamoci con altre persone. A proposito di genere, non pensare come una femminista. Si fa attenzione alla della persona che prima ha cura della relazione, quindi le persone che sono e del pasto e quindi, che diciamo che è una piatta di buonezza che facciano sempre il fasciato. Se estrema le si tocca la fisicità di un bambino, si tocca con fretta, con calma, con lentezza, aspettando i suoi tempi, oppure no, in maniera se fosse un bambino, quella del sonno, prima del bambino. In ambiente molto serio, non si distrae, cioè una cosa, un dialogo continuo. Quindi i tempi e la fiducia, una dipendenza iniziale. Terrorizzati in questa persona per sempre cambiarli. Sessuale di genere crescita e al massimo la faccia zero. Bambino la sociale adesso, nella scoperta del padre e dell'altro, in questa tinta si aprono con se stessi e non ha senso. Con questo ho concluso.
sviluppato nel corso di formazione di altri mesi e sì, per un tempo mi hanno pensato alla discriminazione di genere e quando mi sono detta che a capire che era la persona non te lo so fuori anche l'Italia, quindi molto importante. E ti faccio sapere che alla fine di questa formazione basterebbe volerlo, conoscere, essere consapevoli e ci sono. Ci sono sistema che corre a natura, diciamo, cioè è un sistema artificiale di dominio, possiamo chiaramente definire tale, perché alla fine è l'insegnante che impara il suo programma e quello che deve fare i bambini, anche se in quel momento magari non c'è nessunissima cosa di fare quello, trasporto. Bisogna trovare un compromesso con il sistema. C'è un libricino piccolino che praticamente sintetizza il suo approccio, la sua filosofia. Visto che è lì. Eccolo qua. E la libertà. Se si vuole stringere, oppure che diciamo, alzano anche quello, libertà d'amore. Comunque è tantissimo, cioè i libri della Montessori sono difficili di pensare, si possono leggere tranquillamente, non sono caratterizzati da tecnicismi, sono contabili. E si ripetono anche. Tutti quanti i libri. Ci sono, c'è il grande classico per il bambino, però anche scritti verso la fine della sua vita, per me è una sintesi, cioè di tutta la sua opera. E faccio l'esempio di, vediamo, come fare per
E sono stati iscritti alla fine, quindi è una visione più matura, insomma. Niente. Della materna, della primaria, è in fase di progetto una scuola, non si sa ancora dove, probabilmente per Bassano, ma non si deve alzare. Perché come location sarebbe l'ideale, perché è vicino alla città, vicino ai colli, vicino al nido. Tutto il giorno seduto a disegnare, c'è la fobia dell'esperto. Con le hanno il parco, siamo in mezzo ai colli, quindi non tengo. Sì, che non ha disegno. Se credo, se resti in cattività, perché la chiamo cattività. Se non so se si potrebbe fare un riflesso, quali sono le possibilità che abbiamo anche per tutti i genitori per arrivare a sensibilità di disegnare, tanto che questo modo di operare non è soddisfacente, anzi. Abbiamo provato anche a pensare al consiglio istituto, ma ci hanno detto no, quelle non sono cose che potete proporre, poi comunque si chiudono, perché cioè, se non c'è una apertura da loro, però noi volevamo cercare un progetto alternativo, cioè un gruppo come il vostro, di cui ho capito siete voi un gruppo, che anche con il sostegno del nostro, da poter appoggiare, per poter aprire per realtà. Allora, basta che vai sul sito, che lì c'è tutto il calendario, e così facciamo prima. Esatto, che lì si parla appunto di idee libertarie, alternative. www.pistacani.it. Provate a andare lì, o sulla pagina Facebook. Volendo sì, basta.